Per me è stata una bella partita, anche se nel primo tempo ci sono state pochissime azioni, però come hai detto tu, due difese le più forti del campionato, quindi si sono anche neutralizzate. Forse noi ci è mancato l'ultimo passaggio, più che l'ultimo passaggio ci è mancata la serenità di dare quell'ultimo passaggio. Io te penso con tempo ai ragazzi. Ho soltanto detto di continuare così, soltanto di aggiustare un attimino gli ultimi 15-20 metri perché potevamo far male con alcune giocate che ci siamo preparati in settimana. E sono entrati più aggressivi, penso che dopo il gol abbiamo avuto anche due o tre occasioni per chiuderla, ma a volte siamo stati precipitosi, in altre occasioni siamo stati lenti nel finalizzare, però ritengo che non far calciare per niente il Barletta, penso che noi siamo stati quasi perfetti. Poi queste partite si sbloccano con la giocata del singolo, sono gli episodi. È stata una partita maschia, un terreno molto complicato, però è stata una partita maschia, non ci sono state grandissime situazioni da una parte e dall'altra. Loro sono partiti forti all'inizio del primo tempo e poi noi nel corso del primo tempo abbiamo avuto un buon possesso palla, potevamo fare pure qualcosa in più in un paio di situazioni. E poi nel secondo tempo c'è stato un grandissimo avvio loro, abbiamo preso un gol che lo dovevamo evitare, perché è un gol che secondo me si poteva evitare tranquillamente. E poi, sai, c'è stato molto ostruzionismo, c'è stato sto rigore alla fine, non dato sul colpo di testa di Polidori, ha fatto una grandissima parata il loro portiere, stava arrivando Feola, stava appoggiando il pallone in porta, si vede da tutte le immagini, e Lanzolo da dietro l'ha calciato praticamente sul polpaccio, l'abita a 2 metri. E mi dispiace perché noi siamo secondi in classifica, abbiamo avuto un rigore. Abbiamo avuto almeno 12-13 episodi tipo questo e nell'arco di tutto il campionato siamo la squadra che ha avuto meno rigori, una squadra che comunque sta seconda in classifica e gioca sempre in attacco.